altrimenti esatto. Lui si perde, capito? Ovvio, ovvio. Fabio, tu per spostare di norma usi i tasti del tastierino numerico, giusto? Fabio? Bene, siamo di nuovo qui, siamo di nuovo in diretta. Scusate un attimo, comunicazione di servizio, no, io mi sposto direttamente sul nome del pilota. Ti avevo sentito, Alex, scusami. Siamo pronti? Siamo ormai prossimi alla partenza. I piloti preparano gli assetti gara. Sono 5 piloti in questo momento, stanno provando, gli altri aspettano. Vedremo quale sarà il suo gara, quale sarà la tattica. Cercheremo di scoprire un po' i segreti di questi piloti e imparare anche noi che ci facciamo l'Advanced e l'Entry-Level. Beh, sicuramente da questi tempi fatti nel warm-up sembra che appunto Christian e Michael confermino quanto di buono hanno fatto in qualifica e subito su Papiddu. Adesso attendiamo anche gli altri. Ricordiamo a tutti i nostri telespettatori l'ordine di partenza del quarto Gran Premio che si corre in Bahrain, valevole per la Formula 1 categoria Swiss. Parte in pole position, Michael 87, accanto a lui il fratello Christian su Sauber, seconda fila per Tony 137 di Bull, accanto a lui Fabrizio Dilli Toro Rosso, terza fila MK 37 al quinto posto. Accanto a lui su Papiddu, arrivato all'ultimo, riuscito a fare le qualifiche giusto in tempo per piazzarsi nella stessa piazzola in partenza. Quarta fila al settimo, col settimo tempo Corigliazzu, accanto a lui Simone, nono posto per Razimut, decimo Beppe 16 valvole. Poi abbiamo l'undicesimo posto, Simone Cabiddu, che scavalca praticamente chi era? Era Nuvolari. No, era Tommy 86 che parte per ultimo, quindi Simone Cabiddu guadagna l'undicesimo posto Nuvolari, il tredicesimo Tommy 86 la Ferrari. Intanto i piloti si stanno schierando in griglia di partenza per effettuare il giro di formazione. Tutti pronti, tutti schierati e via. Salviamo Rom. Piloti in pista oggi, abbiamo la defiance di Faber Hacker che fonti ci dicono che non sta tanto bene, problemi alla schiena. Intanto vedo gente che scommette sul vincitore di questo gara. Diciamo che oggi vediamo. Anche un altro pilota è atteso ed è l'Azimut, che negli ultimi Gran Premi ha avuto diversi problemi, un po' di sfortuna, quindi oggi dovrebbe essere la volta buona e quindi il suo Gran Premio del riscatto, almeno speriamo.
perché comunque si dimostra pilota, diciamo, abbastanza veloce. Abbastanza veloce, corretto, aggressivo, una buona Esatto, tattica. Parte un po' esatto, indietro forse oggi, parte la nona esatto. posizione. Sembra molto sfortunata l'altro, gliene capitano di tutte, tra connection lost, incidenti e... La gara, abbiamo detto, è impostata sui 57 giri. I Piloti piloti arrivano hanno in qui. finito il giro di cognizione. Intenti a scaldare le gomme. Anche un po' a Ormai. praticare la partenza. Manca ancora Tommy, sta per schierarsi, è arrivato quasi alla sua piazzola. Eccolo qua, si ferma, quindi è tutto pronto. Attenzione, provi schieramento per Cabiddu, se non sbaglio. Partiamo partiti. Mi sembra buono lo spunto di Cristian, anche se rimane tutto all'interno, e invece no, è sempre lui, Michael, che va via. Comunque Cristian riesce a tenere la seconda posizione. Intanto da notare che Super Pidu ha recuperato subito diverse posizioni. Mi sembra una partenza regolare, nessun Sì. incidente per fortuna. E Super Pidu è terzo. Attenzione, Corigliazzu taglia largamente la chicane al secondo settore. Gomme fredde. Devono stare attenti i piloti, mentre chi monta le dure. Errore di MRK7 dietro e subito in lotta con Corigliazzu che lo incalza per la quinta posizione. Buona la partenza, non pentisce neanche stavolta su Papidu. E Fabrizio Biglia è stato un po' ingoiato. Già si trova al terzo posto. Per lotta dietro da Beppe 16 Valvole, Tommy 86 e Lazimut, con Lazimut che a causa di un tentativo di Tommy è in scia. sorpasso Beppe lo errato affianca. ha perso due posizioni Lazimut. Adesso si rimette in scia Tommy 86. Tommy va a difendersi prendendo la torre interna, però Lazimut sembra essere più scarico, vediamo se lo passa, anche la scia di Beppe che lo aiuta, attenzione, lascia molto spazio, Arriva completamento nuovo a Lazimut, arriva Blackwood. Lazimut. Grande sorpasso di difesa di Tommy. E incalza subito per... I piloti sono molto vicini e Corigliazzu è sempre alle prese con Fabrizio Billi. Con Già. MRK 30 che supera Tonic 182. Pensano molto lungo. Abbiamo Fabrizio Billi attaccatissimo con Iazu. Intanto i tre lì davanti stanno facendo Hanno un preso un bel piccolo, lancio, sì. esatto, un piccolo vuoto, vediamo. L'unico che riesce a stare dietro ai fratelli Francesconi, appunto, su Papiddu. Buon avvio di gara per lui. Eh sì, veramente ottimo. Ecco Iazu, barca stretto, Tonic. Sì. Adesso Direi prende la che è più scia. Billy. Esatto. Vediamo cosa Eccolo in scia. combinano. Vediamo la staccata. All'interno della curva, lo affianca, riesce a passare, è frenato un po' al limite, ma riesce a prendere la macchina. Ottimo sorpasso.
metti il cane largo sui cordoni e si fa beffare anche anche Billy. E va all'attacco di Corigliazzo! Dato Tommy in baga con Beppe. Dobbiamo seguire presto questi piloti. Fabrizio Billy molto aggressivo su Corigliazzo. Vediamo che fa tre ettore diverse. Cerca di uscire il più veloce possibile dalla curva. Ci troviamo Lazzim in leggera difficoltà. Non riesce a, forse a trovare ancora il passo a gara, a meno che non sta facendo la gara con le regole come dure. E Fabrizio Billy e Ciscia riesce a uscire molto stretto qui. Vediamo questa curva importantissima. Corigliazzo comunque si difende benissimo. Vediamo, è in scia. È un po' difficile superare. È il disturbo dell'aerodinamica della vettura che precede, quindi bisogna tenere l'interno, usare parecchio angolo sterzo. Questo potrebbe contare un'usura precoce delle gomme. Quindi tra svolgimenti dell'età, però Billy è vicino, prende la scia. Eccolo qui. Tacca per l'ultimo. Attaccato al limite tutti e due i piloti, non vogliono mollare. Però passa davanti. E Billy riesce a fare una grande staccata, passa davanti e si piazza al quinto posto. Ripartiamo l'ordine. In questo momento abbiamo Michael 37 in testa, 3 giri compiuti. Christian, secondo a 566 millesimi. Tupa Pidu ha un po' perso il contatto con loro due, adesso si trova a 2 secondi di distacco al terzo posto. Poi abbiamo MRK risalito fino alla quarta posizione. Fabrizio Billy ci ha appena fatto vedere un grande sorpasso su Corigliazzo, rispettivamente quinto e sesto. Al primo posto abbiamo Tony, ottavo per Simone, nono Beppe, 16 valvole. Attenzione che Christian ha attaccato Michael. Christian passa Michael. Esatto. E dietro arriva su Papiddu. Evidentemente ci deve essere stato un errore di Michael, ce lo siamo persi. Vado a prendere il replay. Big Ben. Vediamo qua il replay. Sembra sia stato attenzione anche esatto, anche MRK supera Michael, quindi penso che abbia dei problemi anche grossi. Michael, lo stiamo vedendo adesso. Christian lo supera all'esterno. E accelera piano. Attenzione, fumo dal motore. E Michael 87. Già al quarto posto, motore fuma, sì. Ed è costretto al rio. Colpo di scena. Messo ritiro per lui. Peccato. Forse un po' troppo aggressivo. Con la scelta del setup. Sì. Vanifica. Quindi in questo momento abbiamo in testa Christian. Papildu ha guadagnato tanto, si trova a 2 decimi di stacco. MRK terzo, un secondo e sei al leader. E comunque su Papiddu, comunque Fabio su Papiddu si sta anche avvicinando a Christian, sì. Quindi diciamo che ha avuto un po' di fortuna da quell'inconveniente di Michael, forse anche Christian è rimasto un po' sorpreso, perché adesso sembra che stia riguadagnando. Sono molto vicini. Molto molto vicini. Non vorrei che Michael di stacco, dicevo, non vorrei che Michael abbia dato una scalata troppo violenta. Stavo andando a rivedere ancora una volta il replay. Intanto rimanete a seguire le lotte. È uscito molto veloce sul proprio passato per il ghiaccio. Ormai P2 i tubi di scarico di Chris
davvero una bella prova fino a questo momento di Super Piddu. Partito no. Dalla sesta posizione. Sì, ma poi guida molto molto pulito comunque, quindi no, dicevo, scusatemi se vi ho detto, appunto sul ritiro di Michael non sembra essere stato un errore di guida, o intendevo una scalata troppo violenta, ma proprio un cedimento, del propulsore che ha colpito Michael, che oggi purtroppo poteva staccare i suoi avversari in classifica, aveva fatto la polla, invece perde tutto. Sfortunato lì Michael. Intanto da non sottovalutare MRK dietro su Papildu, e pian pianino si avvicina anche lui. C'è l'attacco di Corigliazzo su Tonic 182, ma è soltanto una semplice manovra di disturbo, si fa vedere all'interno negli specchietti. Anche lui, bella gara. Eh sì, settima posizione, sono lì vicini, pronti a sfruttare il minimo errore. Sì, sono loro i loti più vicini, con anche Beppe 16 valvole, Tommy 86 che osservano da una distanza leggermente superiore. Tanto Corigliazzo vicinissimo alla staccata su Tonic 182 si ripropone e allunga la scia. E adesso ecco Tommy tenta l'attacco a Beppe, sì, e riesce. E anche di Tommy una prova fino a questo momento, eh. È partito ultimo, ma sta guidando, già arrivato all'ottava posizione, sì. Ottava posizione, sì. Buona gara la sua oggi. Adesso nel mirino Simone e Corigliazzo. Che giri appena conclusi. Ancora la gara lunga, 50. Attenzione, potrebbe arrivare il contrattacco da parte di Beppe 16 valvole, che sta prendendo la scia di Tommy 86, lo affianca, si mette all'interno, prova la staccata ritardata e riesce a passarlo con Tommy, che giustamente, intelligentemente, cerca l'incrocio delle traiettorie per avere una buona accelerazione. Infatti subito lo riattacca al rettilineo successivo, lo affianca. Adesso all'esterno si tocca leggermente due, però passa troppo. Rischiosissimo attacco di Tommy. Però ha fatto un gran bel lavoro, ha lasciato anche abbastanza spazio. A mio modo di vedere, una manovra pulitissima. È una buona prova di... commette un piccolo errore, arriva largo. Comunque fino a questo momento, diciamo che questo è il Gran Premio... diciamo più insante, ecco, da questo inizio stagione, molte note, esatto. Dicevo, scusate, occhi puntati su MR37, vicinissimo a Super Piddu. Adesso prende subito la scia nel rettilineo che precede lo start finish line, con Super Piddu che però si fa intimorire. MRK si aspettava l'errore, ha anticipato la frenata, ha perso un po' il contatto, forse anche l'occasione di poterlo superare. Su Papito scappa in rettilineo, lo riavvicina, non gli offre neanche la scia, ma è troppo lontano. Piccolo errore però di Su Papito, e subito ha tirato la staccata, sì. Sì, MRK gioca sulla tattica psicologica, si vede che vuole disturbare, ma non si propone in un attacco deciso. Tanto nelle retrovie Corigliazzo ha fatto Tonic 180, lo ha superato in scata. Abbiamo persi questo momento, forse io. No, Corigliazzo era già avanti. Ah sì, scusate, infatti
è stato un mio errore, credevo fosse dietro, invece è ancora davanti. Sempre vicinissimi a te. Tra Coria, Sutonic e Simone. Sì, sì. Ma lui è lì, anche lui incollato. E attenzione che arriva anche Tommy dietro, eh. Tommy, i tempi sono buoni. Ha fatto l'ultima tornata 1:35.349. Mentre Simone ha girato di F16V, attacca Tommy. Andiamo subito. Due sono affiancati in rettilineo, però Tommy sembra più scarico. Beppe che aveva avuto una migliore accelerazione, adesso invece è Tommy che è davanti. Guardate quanta velocità di punta in più. Lascia spazio per la manovra, infatti Beppe ringrazia e lo risupera, però subito sbaglia e si fa risuperare da Tommy, che attenzione è un po' largo sul cordolo, adesso si espone al contrattacco, quindi un ottimo duello da parte dei due. Sempre intanto Anto, Tony ha passato nel rettilineo Corigliazzo, ora si ritrova a quinto. Sì, esattamente. Attenzione, su Papiddu perde la posizione su MRK 37. Ce ne eravamo accorti. Eravamo intenti a guardare dietro, su Papiddu viene superato alla MRK. Fine del primo set. È subito minaccioso MRK su Christian, in poche curve gli è subito dietro, adesso già può beneficiarne della scia. Vediamo se lo può attaccare alla fine della prima, del primo rettilineo. Però Christian notoriamente è un pilota che viaggia parecchio scarico, quindi vediamo se gli riuscirà questa impresa. Guardate quanta velocità si avvicina che... tanto. Si prova subito. Attenzione che tocca. Continuano i due. Per fortuna senza conseguenze. E per, scusate, per MRK. Intanto Papiddu adesso si è un po' staccato dai due. Scusate, sempre dietro in perversa la lotta tra Tommy 86 e Beppe 16B, che sta per essere in questo momento superato Tommy da Tommy. Passa. Attenzione, errore di Beppe 16. Controlla un sovrasterzo in uscita dalla curva 4 che sì, poteva imbarcato, sì. Contatto. È un continuo scambiarsi di posizioni tra i due che sembra non ci siamo accorti di vedere Corigliazzo è caduto in 12ª posizione. Non ce ne eravamo resi conto, vediamo che è successo. Ecco, fammi il favore. Andiamo a vedere un po' cosa è successo. Occhi puntati lì davanti perché c'è gente che è in lotta per la prima, seconda e terza posizione. Io intanto rimando indietro le immagini per capire cosa sia successo a Corigliazzo. MRK prende adesso la scia di Christian e tenta l'attacco, eccolo. Si era fermato. Corigliazzo si è fermato. Quindi era sulle soft, chiaramente. Ecco, Corigliazzo ha fatto una sosta. E poi grande risposta di Christian, che in staccata non concede la limita la staccata, sì. Esatto. Tanto Beppe e Tommy per andarsene. Praticamente ogni curva si sorpassa. Grande spettacolo. C'è molta azione in pista. Eh sì. Ancora incrocio di vittoria. Arriva l'Azimut dietro, che va a disturbare, a fare un doppio ne approfitta. Tommy gliel'aveva messa Beppe. Grande gara comunque in questo momento, molto ricca di emozioni. Mercato ancora. Quindi... attaccato a Christian.
Quindi corrigiamo. Salviamoci questi due. Penso che si è fermato. E già va a recuperare nuvolari. Sembra un po' al limite con la gomma, Cristian, in questo momento. Eh sì, abbiamo RK, prende la scia, lo resupera. Come lo supera di velocità? Però Cristian... Però Cristian tira una staccatona. Attenzione, alzo il favore di traiettoria, però che il lavoro che ha fatto Cristian, spaventoso. Diciamo che non c'è nessun timore reverenziale nei confronti di MRK. Adesso vado a dare un'occhiata ai tempi di Corigliazzo. Corigliazzo è sempre sulle soft, abbassa il suo tempo migliore che adesso è 1.34.7, l'ultimo passaggio. Vediamo se questa tattica della sosta anticipata ripagherà in seguito. Questo passo dovrà fare 4 soste sicuramente se utilizzerà le soft. Precedenza il suo miglior saggio era stato in 1.35.2. C'è un errore di Azimuth. Finisce sui cordoli. Adesso Fabio mi prende subito la scia. Penso Fabio che le gomme magari adesso comincino anche a 12 giri compiuti. Sì, sono lì. Dovremmo essere un ballino. Esatto, sì. E quindi è più facile mettere errori. Cristian continua pure MRK e su Papiddu, quindi i primi ancora allungano. Sicuramente hanno le dure perché forse hanno un passo. Però su Papiddu in questo momento ha un ritardo di 2 secondi sulla testa della gara. Correggo, è difficile che abbiano le dure, però non è escluso. Comunque se le avessero hanno un gran passo. Cristian riesce a stare sul 34. Abbiamo visto che ha fatto solo piccoli errori quando messo sotto pressione da MRK. Difficilmente Capito ai box. Capito molto, box molto costante in questo momento. Mentre credo che abbia le dure, però aspettiamo a dirlo. Ecco Capiddu, esce dai box, ritorna in pista 12esimo. Intanto Corigliazzo ha risuperato Nuvolari, inizia la sua rimonta, ha fatto già una sosta. Adesso Tommy 86 si è scrollato di dosso Beppe 16B e ha davanti a sé l'Azimuth. Intanto Cristian davanti sta prendendo un po' di margine, ha portato un secondo. Però vanno tutti due box. Entrano sia Cristian e MRK ai box. Vediamo chi riuscirà. Anche Papiddu, anche su Papiddu ai box. E ora c'è Fabrizio Billi in testa che continua. Vediamo come ritorna in pista, quindi tre. Cristian riesce a star davanti. Rientra in pista a sesto posto, scusate. Devo scrivere e leggere. Corigliazzo è lontano, non sembra aver pagato la sua strategia di fermarsi con un paio di giri in anticipo, però forse era al limite con le gomme, non riusciva ad avere più aderenza, si è dovuto fermare per necessità. Bene, a questo punto dobbiamo capire cosa fanno gli altri, che Billy continua a girare. Intanto Tommy sta sotto l'Azimuth, sì. E arriva Cristian in carriera con gomme fresche, si deve trattenere, trova traffico, non è forse quello che si aspettava, no. Potrebbero essere un problema i due davanti a lui. Scusa Antonio, Tommy supera, attacca l'Azimuth, no, resiste. Però non riesce, migliore trazione.
No, di nuovo Lazio, si toccano. Attenzione Lazio. Azimut non ci sta, però alla fine deve cedere. Chissà che cede anche a Cristian, gomme fresche per lui. Ma l'Azimut ha la scia di Tommy, quindi attenzione. Cristian, qualche problema di doppiaggio, un rischio che si prende. Ma vuole passare a tutti i costi. Ma non è un doppiaggio. Adesso si fermano anche Tommy e l'Azimut. Tommy e perché Cristian rischiava di perdere il tempo. Mentre Fabrizio Billi continua sui suoi scarichi Tonic 162. Chiaro che potrebbe essere sulle dure Fabrizio, quindi adottare una tattica con stint lungo iniziale, quindi stint brevi. Con i tempi che vedo in questo momento a girare 1.35.5, il mio tempo è 1.34.7. Sì, infatti sono degli ottimi tempi, sono con le dure, vedremo. Intanto Corigliato è dietro Simone e tenterà, penso, sull'attacco. Avendo comunque questi due, attenzione, Billy e Tonic. È saltato da Tonic 182, va lungo Billy, sul corpo. Va lungo Billy e Tonic lo passa completamente fuori pista. Billy credo che sia al limite con le gomme anche lui ormai. Però vediamo che ecco Billy che rientra, prende la via dei box. Eh sì, è al limite, mentre Tonic continua. Attenzione Corigliato in scia a Simone, lo può attaccare sul rettilineo di partenza. Vediamo come gli arriva molto vicino. Simone allunga bene, ha una buona trazione in uscita dall'ultima curva, anche un'ottima velocità di punta. Fatica un pochettino Corigliato a prendere la scia, adesso comincia ad arrivare con la settima al limite, non riesce a fare oltre il 306, si butta all'interno e Simone con una gran frenata resiste. Fabrizio Billi esce fortemente per lui davanti a questo duellotta, quindi ci riprova Corigliato all'interno della curva 4 e stavolta di prepotenza si butta e staccata, però finisce largo e lo risupera Simone. Ricordiamo che Simone ha effettuato sosta, eh? Vediamo infatti che comincia a fumare. Sembra molto al limite, però molto determinato. Bella gara la sua. Attualmente è al settimo posto. E in testa abbiamo ancora Tonic. Non si è ancora fermato. Volevo sottolineare... Scusate, la prestazione di Nuvolari che ha recuperato ben 4 opzioni, credo, ed è nono. Non si è ancora fermato però Nuvolari. Forse sulle dure. Vedremo chi andrà a fermarsi e chi proseguirà, mentre Beppe 16 Valvole è quinto. Quinto. Sì, ottimo quinto tempo per lui. Perché lui non si è ancora fermato. Tanto Corigliazzo perde un pochettino di vista Simone quando si trova l'ultimo sui rettilinei e non riesce ad attaccarlo. Si propone di staccare il limite, ma Simone modula bene la frenata e si riesce a difendere egregiamente senza dover compiere manovre evasive troppo dure. E vede davanti a sé Fabrizio Billi, quindi può essere più che motivato a continuare di questo passo. O ci siamo persi il pit stop di Simone, o è un grande mago sulle gomme. Io guardo i suoi tipi... No, si è fermato i giri fa perché il 10° passaggio l'ha completato in 1.53.293. Segno evidente che è passato dalla pit lane. Simone? Comunque ottimo il suo penultimo passaggio. 34 e 4, quindi
gara equilibrata. Quindi ci siamo persi il stop di Simone. Tommy vicinissimo a Novari, intanto dietro. Novari che ora penso sia un po' in crisi di gomma. Ora vedremo se si fermerà questo giro, se proseguirà. Errore di Beppe, Billy, Fabrizio Billy lo supera e Beppe entra in box. Era il limite con le gomme, sicuramente. Proseguo intanto Nuvolari e Tommy è in scia, lo passa ora. E Tommy non si è anche fermato, eh? Mi sembra chiaro che sia con le dure, perché a questo punto è impossibile girare, nonostante gli ottimi tempi dovuti anche alla benzina che va esaurendosi sul serbatoio, quindi la macchina che si alleggerisce, ma tutto questo con gomme dure portate quasi al limite, secondo me merita stima, perché significa che sa trattare bene le gomme, sa guidare in maniera equilibrata. Anche con le gomme consumate vedo che non blocca tantissimo, quindi un plauso per la sua condotta di gara, che finora si sta rivelando vincente. Anche se fino ancora a girare siamo un terzo 34 di gara. Intanto si è fermato Beppe. Scusa? Quindi si è fermato Beppe, quindi a fine giri senza sosta rimangono Nuvolari e Tony per ora. Sì. Sono gli unici non essersi fermati. Sì, esatto. Ma Nuvolari tira un secondo e oltre più alto, quindi... E comunque... non lo posso per lui. Vediamo se Beppe andrà per le soste. Anche se la vedo secondo il vantaggio. Attenzione Beppe! Aia. Si gira. Perde due opzioni. E riparte ultimo. E riparte ultimo. Si è fermato Nuvolari. Ora rientra in pista. Nuvolari box. Al ventesimo giro fa la sua sosta. Dodicesimo ora. E rientra. E si gira subito come Fred. Attenzione. Tanto lì dietro Corigliazzo non riesce ad avere il passo e secondo me ha dato fondo eccessivamente alle sue gomme e infatti ha perso terreno nei confronti di Simone che lo precede in sesta posizione. Anche... Da notare anche che su Papiddu si sta riavvicinando a MRK, che ha perso, sì, un po' di ha perso un po' di terreno nei confronti di Christian. Curioso di vedere la sosta di Tony. Eh sì, l'ultimo passaggio non è stato felicissimo per MRK, girato 2 secondi e oltre più alto rispetto al suo best lap che era stato compiuto il giro prima, quindi anche lui forse sta andando eccessivamente, deve preservare le gomme se vuole, se non vuole avere crolli verticali come quello che ha avuto forse l'ultimo giro. Con Suppapiddu che amministra e cerca di affittarne lì dietro. Tanto Tonic 182 ha perso qualcosina nei confronti di Christian, ma è logico attenderselo da parte. Gira 1.35.5. Christian in questo momento gira 1.33.7. Quindi gli mangia più di un secondo a giro. Eh sì, ma Christian sulle soft. Mentre Tonic mi sembra scontato che stia percorrendo la strategia del primo stint con le hard. Nonostante guida altissima e perde solo un secondo rispetto al suo giro migliore, non è neanche di troppe date fa. Però considerato che deve fare la sosta, 2 secondi deve e 2 di vantaggio. Simone segue. 17 secondi di distacco da lui, potrebbe rimanergli davanti dopo la sosta. Se si ferma adesso potrebbe rimanere davanti a Corigliazzo, però
la vedo dovrebbe inserirsi tra la sesta e la settima posizione. Un Corigliazzo che è già sul 34,8, adesso vediamo il cronometro dell'ultimo passaggio, 34,8 anche questo. Corigliazzo forse ha perso un po' di smalto, non riesce a spingere eccessivamente, perché anche nel primo stint, anzi no, vediamo. Scusate, nel primo stint tirava sul 35, quindi ha abbassato, però non riesce ad andare così forte. Infatti ha sempre 20 secondi di distacco. Sì, il Falastro perde 4 secondi su Simone. Attenzione, ormai... di Lazimut. Sì, era finito lungo. Sì. Danno gravissimo, aveva solo l'ala, si è ritirato volontariamente. Quindi Beppe in zona P per ora. 21 giri compiuti per Tonic. Credo che si debba fermare in box, a questo punto avrà veramente le gomme alla tela. Un buon tempo ancora, 35,2, considerate le gomme finite. È così, deve aver fatto un lavoro strepitoso con gli assetti, infatti continua, quindi a questo punto non mi sembra neanche impossibile l'ipotesi di percorrere l'intera gara con una sola sosta, però... Attenzione perché Christian tra poco Christian lo andrà a superare. È sotto il secondo e mezzo. Tuttavia Christian è prossimo a fermarsi perché fra non molti giri dovrà percorrere la sua seconda sosta e quindi vediamo se la scelta di Tonic sarà vincente in questo senso. 1.33 euro per Christian, 1.34,6 per Tonic. Un secondo e due di stato. Che tempo ragazzi, che gran lavoro da parte di Tony. Qualche fumatina qui c'è adesso. Due ritirati finora. Michael ha rotto il motore a 4 giri dopo la partenza. L'Azimut ha un incidente, ha rotto la sospensione. Si è ritirato 2 giri fa. Occhi puntati su Christian perché sta arrivando in gran carica per superare Tonic. Attenzione, già qui lo può affiancare in accelerazione. Vediamo qualche problema per lui. Che più scarico gli resta davanti. Però Christian con gomme fresche si butta all'interno, lo passa. Ma adesso si espone all'altro attacco di Tonic. Infatti va subito a centropista per difendersi. Ma Tonic è fortissimo e continua a girare. Christian si butta e azione, arriva lungo, però tiene l'interno e Tonic è ancora dietro, vediamo se lo riprova ad attaccare. Deve mantenere le gomme, deve cercare di farlo durare il più possibile. Eh sì, questa lotta non è quello che gli serve per continuare. Comunque Christian in testa in questo momento. Eh sì. Da notare la guida molto pulita di Tonic, a differenza di Christian, nonostante sia su gomme pesantemente usurate, blocca poco. E lì dietro arriva MRK37 che ha preso qualcosa sul duo di testa, mentre quello che ha perso è stato sul Papiddo, che avevamo visto... Che non riesce più a gare come all'inizio. Sì, l'avevamo visto grintoso in uscita la prima sosta, però ha perso quel terreno, adesso non vede più davanti a sé MRK. Un secondo e due il vantaggio di Christian su Tony. È largo MRK 37, va oltre le linee bianche. Comunque la lotta di davanti potrebbe che favorire sul Papiddo nel recupero e continua ancora a girare Tonic 82. 24 giri compiuti, si avvicina il momento della sua sosta per i piloti con gomme soft. Attenzione perché Corigliazzo ha girato alto e infatti si ferma i box. Avevo
visto giusto, si era fermato per primo e adesso deve rientrare necessariamente. Sì, seconda sosta per Iazzo. Quindi apre le per le seconde soste. Riparte dai box. Tutto piano. Tanto Beppe. C'è lotta dietro. Sì, Beppe su Cavidu. Prende la scia. Passi anche il rettilineo. Corigliazzo è scendendo da questa lotta. Ma RK intanto ha già preso Tonic praticamente sugli scacchi. Bene, Beppe supa Simone Cabildu, si porta in nona posizione. Attenzione, che difesa estrema da parte Tonic 182 che spinge sull'esterno MRK, quasi a rischio contatto i due. La manovra evasiva. Ha perso il controllo, che altro. Non penso sia stata volontaria. Continua a girare. Mi correggo, tra compagni team questi screzzi non sono normali, quindi potrebbe essere sicuramente stato un errore dovuto all'usura delle coperture. Ricordiamo che sono ben 25 i giri che ha corso Tony 182 e non si è ancora fermato. Il suo passo però si è alzato notevolmente, complici anche le lotte. Ha perso un paio di secondi, sì. Girato 36-2 nell'ultima tornata. Questo potrebbe fare il gioco di Corigliazzo, che contro però contro i 34-6 di MRK i 33-5 di Christian, che ha portato il suo vantaggio a 3 secondi e 8. Dicevo, a questo punto Tonic potrebbe andare su una sola sosta sulle dure. Eh sì, a questo punto sì. Siamo quasi a metà gara praticamente. Deve fermarsi però, altrimenti certo, continuerà a perdere, si troverà impischiato nel traffico. Non è una buona situazione invece per chi esce con le gomme dure, perché bisogna dare veramente fondo per avere dei tempi buoni, oppure guidare in maniera pulitissima. Se uno si trova nel traffico deve gioco forza utilizzare di più lo sterzo a causa del disturbo aerodinamico. Continua a perdere Tonic, anche se continua a girare. Siamo sui 5 secondi e 8 circa da Christian Tonic. Quindi 6 secondi adesso. Sì. Secondo me sta fatto gara su Christian e spera che si ferma così lui possa, così che lui lo possa seguire ai box. E se riesce a contenere il distacco entro 10 secondi alla fine se la gioca sicuramente. Sì, ha un gran passo, può farcela. Però adesso sente il fiato al collo di Supapidu. Vediamo quanto riesce a recuperare su di lui. Aggressivo su secondo lì. Mi si prende qualche rischio. Invece volevo valutare insieme a voi l'ipotesi che Tonic possa optare per le due soste, quindi fare dure, morbide. Guardate quanto si avvicina qui sul capito. Vediamo se decide di fermare Sony. Ormai su Papillo è lì, attaccato. MRK Box. Eccolo qua. Attenzione. Questo potrebbe essere un grosso problema. Anche MRK e Box. Credevo che i due condessero la piazza sola, però ce ne sono così tante che non ci sono questo tipo, non c'è questo tipo di problema per loro. Io pensavo invece che si dovessero aspettare a vicenda. Come abbiamo previsto, Nick rientra in sesta posizione. A questo punto dovrebbe fare circa 20
29 giri, forse anche 30 quasi. E ma vediamo con la macchina in carica, in teoria potrebbe farcela. Però attenzione che potrebbe non pagare questa tattica. Aspettiamo di vedere i tempi fa per capire se ha montato di nuovo le due soft. Intanto su Papidu è a 8 secondi dalla vetta. 27 giri compiuti. Con Yatsu che non riesce a recuperare, è solo nelle ultime tornate è riuscito ad abbassare, ma ancora sì, si era fermato. Su Papidu e box. Davvero, un po' enorme a Corigliazzo oggi, eravamo anche abituati. Christian. Anche Christian e box. Passa Fabrizio B che va al comando. Simone ai box, attenzione, riparte su Papidu, i due quasi si sfiorano. Simone che rischia di toccare su Papidu, prova invischiato nel fico e arriva Tonic che è in lotto su Papidu. Attenzione che Tonic è proprio attaccato a su Papidu. E attenzione, prende subito la scia. Papidu come Fred, deve stare attento. Una piccola sportellata, ma i due sono molto corretti, però prevale Tonic in questo duello. Ma su Papidu non ci sta. I due hanno confermato la prima scelta delle gomme, su Papidu dovrebbe avere le morbide, mentre Tonic dovrebbe essere di nuovo con le dure. Vediamo per questo giro questi due piloti. Tonic ha girato l'ultima tornata, ma no, è ancora il tempo del pit, quindi è questo il giro che dobbiamo aspettare per vedere cosa ha montato. Punto, visto che siamo a metà gara, magari potremmo dare la classifica, così facciamo un po' d'ordine. Sì, volevo aspettare un attimo perché c'è lotta tra su Papidu e Tonic, quindi aspettiamo di vedere questo duello come andrà a finire per prima di dare la classifica. Su Papidu attacca Tonic in pieno rettilineo grazie alla scia, lo supera. Attenzione, si difende all'estremo e su Papidu e costringe Tonic a rimanere dietro, lo porta all'esterno in frenata dopo la prima curva e così gli resta davanti, ma adesso si espone al attacco da parte di Tonic un po' largo su Papidu, subito retto Tonic per cercare di recuperare in accelerazione, ma non ce la fa, resta dietro, vai con l'aggiornamento di classifica. E comunque Tonic ha girato 1.34.723, quindi presumo abbia continuato con la tattica delle dure, quindi potrebbe anche terminare la gara senza ulteriori soste. In questo momento abbiamo Fabrizio Billi. Scusa? Si è fermato Simone e ha passato Tommy 86 che comunque deve ancora fermarsi. Sì, dicevamo la classifica, Fabrizio Billi in testa, 4 secondi e 2 di vantaggio su Christian, terzo MRK, 7 secondi e 9, quarto su Papidu, quinto Tonic 182, sesto posto la Ferrari di Tommy 86, settimo Simone, rosso per lui, Corigliazzo con la Renault all'ottavo posto, nona piazza per Beppe 16 valvole, decimo e a punti Nuvolari, undicesimo Simone Capildu, ultimo dei piloti ancora in gara. Ritirati abbiamo l'Azimuth al 20° giro e Michael al 4° giro, ha rotto il motore. Cosa fa Tommy ai box? E su Papidu supera Tonic 182. Attenzione a
Tommy perché potrebbe trovarsi di nuovo in lotta con Beppe 16B che lo passa. Esce un po' attardato Tommy che ha perso tempo nella sosta. Sosta un po' lunga per Ferrari questa volta. Tommy rientra al nono posto. E Christian è lì a 3 secondi e 3 da Fabrizio Billi. Con MRK che perde cosa nei confronti proprio di Christian. Però Fabrizio Billi deve ancora fare la sua seconda sosta. Almeno che non ha cambiato strategia a volo, è ammutatore pure, ma non credo riuscirà in ogni caso a finire la gara, perché lui ha fatto la sosta al 17° giro. Christian infatti recupera qualcosa, prova 2 secondi, ha girato 1:33.138, mentre la tornata precedente ha fatto registrare il record su giro 1:32.736. Comunque il passo di Fabrizio Billi non è così malvagio, perché dopo la sosta e dopo aver percorso quasi 10 giri ha realizzato il suo best lap in 1:33.4, mentre Tonic 182, che mi sembra essere sulla stessa strategia, è riuscito a fare soltanto 1:33.8 e si è fermato 10 giri dopo esattamente. Ma credo che Tonic ha batto 1:33.8 con le gomme dure. Fabrizio Billi, scusami, penso che si sia pure lì fermato avendo montato le gomme dure, almeno dai tempi che vedo. Credo che sia sulle due soste probabilmente, perché verosimilmente appoggio la tua tesi, non è facile arrivare in fondo, non è facile arrivare in fondo con queste coperture. Attenzione, ecco Billy e box, cambio strategia proprio all'ultimo secondo, ha fatto una decisione all'ultimo momento, ha sfiorato quasi. Ha rischiato tantissimo, passato. E adesso piove. Adesso io vorrei qualcuno che andasse a rivedere cosa è successo, perché sembra quasi che non avesse intenzione di fermarsi. Magari ha forato all'ultimo momento e ha deciso, se per favore qualcuno può controllare. Comunque rientra in pista al sesto posto. Ma io non vedo nessun non vedo nessuna foratura, nessun perché mi è sembrato un ingresso molto repentino, violento quasi. Sto analizzando il replay. Guardando da diverse angolazioni non mi sembra, scusa. Dicevo che guardando da diverse angolazioni non mi pare che abbia forato. Forse è stato una tattica. Non ti è sembrato una manovra azzardata, no? Avremmo delucidazioni nel dopogara, speriamo di poterlo sentire. Infatti, andremo a chiedere. Sono in grado di fare le stime dovute. E comunque adesso è dietro il suo compagno, Simone, in quinta posizione. Mi sembra poco reale l'ipotesi della foratura, anche perché qualora scusa Antonio, su Papito è box. Si è visto entrare senza il musetto. Infatti si era fermato 5 giri fa, purtroppo riparare i danni. Andiamo a vedere cosa è successo, io sto riguardando il replay. Una cattivissima accelerazione in uscita dall'ultimo tornante che ha cercato di controllare in maniera dolce, ma non è riuscito a evitare il contatto con le barriere. Quindi gara in salita per lui, adesso vediamo se opterà per il montaggio delle gomme dure.
rientra in pista dietro Tommy, dietro la Ferrari, al nono posto. Lotta dietro tra Nuvolari e Simone Gabiddu con... Sì, stavo seguendo anch'io proprio quelli. Nuvolari ancora... Entra l'attacco Simone Gabiddu, è ancora un po' troppo lontano, desiste. Rimane abbastanza vicino per tentare alla fine del prossimo rettilineo. Esce decisamente più veloce di lui. Eh sì, Gabiddu si è fermato qualche giorno fa. Esattamente, si è fermato al 29esimo giro e la sua prima sosta era stata al 14esimo giro, quindi è sulle soft Gabiddu. Mentre il Nuvolari invece si è fermato al 20esimo giro, quindi 6 giri in anche più. Anche lui con le dure. Sì. Merito alla faccenda di Fabrizio Billi, insomma, non so... Attenzione, errore di Nuvolari! Eh sì, ha dovuto dare il passo. Ma ha rallentato eccessivamente. Vediamo cosa è successo, sto rivedendo il replay. L'errore è in frenata alla curva 15. Scusate, alla curva 11. Niente, poi lascia scorrere Gabiddu per evitare tatti, quindi è stato proprio un gesto intenzionale. Quindi entra in zona punti Gabiddu. Perfetto, sembra che Simone, no, che Tommy stia guadagnando qualcosina su Beppe. I due sono vicini ai piloti. Niente, rapidamente dico che su Fabrizio Billi non ho riscontrato lì, e guardando da varie angolazioni la sua vettura non mi sembra ci siano stati cedimenti improvvisi, forse è stato proprio un ripensamento, ma appunto lo sentiremo nel dopogara. Intanto gustiamoci la lotta, arrivando con Tom Tantasei che avvicina tantissimo in queste ultime due curve Beppe 16. Da tenere anche sott'occhio Simone e Billi, i due compagni sul lato rosso. 7 decimi di distanza tra i due. Con Billi che ha fatto il suo best lap proprio nell'ultima tornata, 1:32.7 contro l'1:32.7 che ha fatto anche Christian, però su gomme soft, questo la dice lunga sulle potenzialità di... Scusa Antonio, Tommy attacca Beppe e riesce a e passare, sì. Sì, Beppe ha gomme vecchie di oltre, vediamo, si era fermato al 19esimo giro, quindi le sue gomme hanno già passato sulle spalle. Dicevo che Fabrizio Billi sta dimostrando un bel passo, potrebbe essere lui l'outsider della giornata, perché Tonic 182 ha fatto 1:33.3 come best lap nel suo ultimo passaggio, lo attendiamo adesso per il rilievo dell'ultimo passaggio, fa 1:33.4, quindi ha un passo leggermente superiore rispetto al pilota del Toro Rosso, Fabrizio Billi. Attenzione Billy che va all'attacco adesso di Simone, vediamo se Simone lo lascerà passare, mi sembra verosimilmente una manovra attuabile, visto che quest'ultimo ha girato in 1:32.9, eppure monta gomme soft se non mi sbaglio. Intanto si è molto infrenata Fabrizio Billy. Fabio intanto nel record rosicchia qualcosa a Christian, però è sempre... diciamo il suo distacco è sempre l'ordine dei due secondi, sì. Ma il giro record l'ultima tornata, proprio lui, 1:32.216, mentre Christian con 1:32.6 perde 4 decimi. Non è... Attenzione che
questo quindi rompe gli indugi, c'è vicinissimo il suo compagno di scrittura, eh sì, la fianca, infatti lo passa senza complimento, proprio un quasi una forma preaccordata con Simone che lascia l'arco senza rimane l'arco, lascia stilare il suo compagno. Secondo me stanno percorrendo una strategia molto simile al duo della Red Bull con Tonic che parimenti rispetto a Billy monta le dure, però Billy ha un passo tale che può permettersi di recuperarlo e ancora ci sono 20 giri al termine, quindi nulla è deciso. E ancora può succedere di tutto. Ed è MRK che sicuramente MRK continua si deve a fermare. Tirato 32-8, prima tornata. Sì, c'è una certa analogia tra i due. Tra i due team i piloti sembrano avere optato per strategie differenti ma in ottica di lavoro di squadra, quasi con i due della Toro Rosso che mirano a superare i due della Red Bull con la tattica della sosta, anche grazie a un passo che mi sembra leggermente migliore, forse quello di Simone non è tale da potergli consentire di avvicinare il podio, però deciso, vedremo cosa succede a 20 giri dalla fine. Qualcosa succede nelle retrovie con Superpiddu che sta agganciando Beppe 16 valvole. Intanto Nuvolari entra i box. Il primo è doppiati. Nuvolari, l'unico in questo momento. Qualche incertezza nella ripetenza per lui, però. Fila adesso Christian. No, MRK è un secondo e quattro da Christian. Sì, ha recuperato 16 min in questi ultimi giri, quindi si sta facendo sotto. Rompe gli indugi. Gira 1.32.4 contro 1.33.0 di Christian. Christian, quindi, dicevo, non sembra tanto efficace, l'abbiamo visto al tornantino della curva 10 mancare l'apice del cordolo, l'apice interno, quindi si vede che Beppe è in grossa box. Difficoltà. Beppe ai box. Riparte in questo riparte momento. Uscirà velocemente davanti a Simone Cabiddu. Tanto Corigliazzo ha perso qualcosa, l'ultimo passaggio alto per lui 1.35.0, mentre i passaggi precedenti 1.34.1 e 1.33.9, sì, significa che si andrà a fermare, quindi la strategia del pit anticipato non sembra pagare oggi per lui. Però intanto similmente Christian risonde MRK 1.32.5, stava riposando. Si è dato una svegliata. Riporta il suo margine a 1.06.39 giri compiuti. Siamo ormai alla parte finale della gara. I distacchi si consolidano, no, tutto si decide con l'ultima sosta. Con l'ultima sosta, si fa. Doppiati per Christian, era Simone Cabiddu, si fa da parte correttamente, lascia passare i due piloti. E in questo momento Christian risponde con i tempi. Ha rimesso un secondo e mezzo di margine. Adesso addirittura un secondo e otto. Chi potrebbe tenere un exploit sarebbe Tommy 86, che secondo me non è remota l'ipotesi che abbia messo gomme dure per cercare di sopravanzare Corigliazzo almeno.
e potrebbe riuscirci dal momento che Corigliazzo è destinato a fermarsi. Adesso ha ripreso un po' il suo passo, ultimo giro, in 1:33.9. Ricordiamoci anche che c'è Tonic in 132 che mantiene il suo margine di distacco a 17,5 secondi dalla vetta. In teoria potrebbero stargli se non fa più soste. E si ferma Corigliazzo, infatti. Largo Tommy, azione Tommy. Tommy vuole dare questa prova di forza, lo dicevate in apertura di telecronaca. Adesso supera Corigliazzo, che comunque è su box. Potrebbe facilmente riagguantarlo nel corso di questi 17 giri finali. Attenzione, lo passa anche Spapiddu, quindi ne vedremo delle belle. Con Spapiddu che ha girato sul 34 basso, quindi anche per lui mi sembra scontata l'adozione di gomme soft dal momento che si è dovuto fermare per quell'incidente dove ha perso l'ala anteriore, lo ricordiamo. Christian intanto riprende un po' il respiro con MRK che ha perso un paio di decimi, anche se ha girato su 32 alto circa. Ma Christian ha girato 1:32.6. Christian sì, ha preso un po' di tempo e poi ha cominciato a inanellare qualche giro veloce e adesso si è ripreso circa 4 decimi, ha portato il distacco a 2 secondi. Attenzione perché si rifà sotto MRK 37. Anche lui forse aveva necessità di far rifare le coperture. Adesso lo recupera tutto d'un colpo. Sembra che visivamente gli abbia mangiato nuovamente un 4 decimi. Aspettiamo il passaggio del terzo settore. Aspettiamo il passaggio traguardo. Non propriamente 3-4 decimi, ma 2 decimi glieli rosicchia. Quindi sta riprendendo a spingere. In questo momento sono gli unici due a spingere seriamente. Infatti Tonic 52 è caduto a 18 secondi e 7. MRK ai box. Mentre Christian continua a girare. Tonic dovrebbe passare in secondo posto. Vediamo un po' come rientra. Tonic arriva adesso. Tonic sta passando. E lo passa. Lo passa anche Fabrizio Billi, quindi lo passa anche Fabrizio Billi. Attenzione perché Fabrizio Billi adesso nelle ultime tre tornate ha alzato un po' il piede, aveva dato un po' troppo fondo anche lui alle gomme, quindi lascia riposare, però sicuramente dovrà darsi da fare per cercare di rispondere. Ha girato 33.2. Sì, ma il distacco da Tonic sempre sui 3 secondi. E Tonic sempre a 18 secondi da Christian, attenzione. Tommy box. Quindi non ha mondatura, avevo visto male. Adesso Tommy se la deve vedere nuovamente con Beppe 16 valvole, quindi duello eterno per i due. La sfida è infinita. Però ha un bel po' di margine, quindi dovrebbe poter amministrare fino alla fine. 25 secondi, 23 secondi di margine. Christian ha girato 1:35. Attenzione. E infatti ai box. Ai box. Eccolo. Arriva Tonic 82, quindi da che adesso Christian avrà una bella gatta da pelare perché Tonic lo passa.
in questo istante, fatta in questo momento. Vediamo, arriva se anche Fabrizio Biglia e MRK, sono tutti lì. Eh sì, un gran duello a 4. Simone intanto è fermo ai box. E Tony che è di nuovo in terra. Vediamo come riesce a finire la gara. È fermato anche Simone. Sì, infatti. Bella gara che la sua. Quinto posto. Attimi di palpitazione fino all'ultimo, ancora non sono decise le posizioni d'arrivo quando mancano 14 giri al termine. Abbiamo un bel duello. C'è ancora il podio aperto. Quattro piloti vicinissimi nel giro di 2 secondi e mezzo. Eh sì, una quadrupla lotta dove sicuramente farà la differenza chi saprà gestire meglio. Ah, R di Simone, anzi scusate, era Fabrizio Billi. Fabrizio Billi, che non lo vedo più. Va largo alla curva 14 e perde terreno. Però riesce a contenere il danno. Certo, ha perso qualcosina. Eh sì, ha perso 3 secondi circa. Attenzione a Christian perché si sta rifacendo sotto su Tony 182. Che gira in questo momento 1.32.8. Christian ancora non ha il crono dell'ultimo giro perché è entrato ai box, ovviamente il suo tempo è alto, però. Però è lì, subito. È attaccato. Eh sì, è subito dietro, pronto ad attaccarlo. Attenzione MRK che c'è un'imbarcata. MRK ha dell'errore dei due, però è in scia Christian. Diciamo che lo stanno facendo sandwich. Attenzione perché Xian adesso si porta all'interno alla curva 13-14, si propone per un attacco ma esce velocissimo, però inserire. Gli rimane in scia. Ma attenzione, Nick si mette a centropista per disturbare la manovra di Christian che anticipo la frenata per trovarsi subito in scia adesso sul lungo rettilineo. Infatti attaccato vicinissimo, lo aggancia subito, ma Tonic aveva una gran velocità di punta, infatti vedete che la arriva scia anche a qua dietro. Grande staccata di Cristian, volendosi gira anche MRK, passa Cristian. Ma MRK MRK ha toccato Tonic, non vorrei che avesse la macchina danneggiata, ma era un bel colpo. Il colpo di scena. Attenzione Cristian che si infila tra le due Red Bull. L'impastato MRK, attenzione, in questo momento Tonic è terzo. Tonic di nuovo super Axtian. Attenzione col crono largo. Manovra un po'. Controllo. Bellino di Cristian. Cristian è un po' nervoso. Non so se la diretta gara qua intervenga. Tutto è partito con una accelerazione imprecisa di MRK 37 che scoda quasi su Christian costringendolo ad allargare e rallentare un po', quindi prova ad infilarsi Tonic e da lì si è originato il marasma che si è concretizzato in queste sportellate con Tonic che... E intanto Billy si fa sotto. Che appunto ha perso un po' il contatto con i primi due e invece Billy si fa sotto. Però vedremo, aspettiamo un po' la decisione. Attenzione Corigliazzo sperando su Papillo. Intanto molto probabilmente siamo persi un errore di Suppa perché girava davanti a Corigliazzo, come ha detto Anto adesso, Corigliazzo davanti. Christian si va a riprendere la testa della gara.
Grande sorpasso su MRK. Ah sì, ho trovato l'errore. Scusami Fabio, l'errore di Suppa nasce da un approccio troppo violento, infrenato alla prima curva, si è intraversato bloccando le ruote al ponte posteriore, lì Corigliazzo l'ha passato. Con Tommy che non è troppo lontano potrebbe assaporare l'occasione di superare sul finale di gara Papiddu, essendosi fermato dopo. A gomme più fresche, quindi può spingere Tommy e può recuperare. Corigliato alla fine salva qualcosa. L'avevamo visto un po' in difficoltà. Attenzione, Christian Lano non riesce più a recuperare sui due. Portati sui primi, perché di nuovo imperversa la lotta tra MRK e Christian, con MRK che si fa vedere all'interno dell'ultima frenata. Christian... siamo su di loro. Ecco, ha preso la scia. Attenzione Christian, si mette centropista, ma MRK è velocissimo. Adesso Christian proprio stringe all'interno, ma con quanta velocità di punta lo supera MRK. Ma Christian, attenzione, si tocca le due, va fuori. Larghi MRK. Perde tempo. Arriva Tonic. Tonic adesso. Fuoco e fiamme in questi giri per i tre piloti di testa e Billy che potrebbe da corcia ancora il distacco. Sì, e dicevo, attenzione errore Tonic, di Tonic. Largo. Largo e subito neanche a farlo apposta. Ti deve difendere la mano di Billy adesso. Dicevo, Billy l'abbiamo nominato. E Tonic ha difficoltà uscita di curva. Ma tra l'altro Billy è in trazione, ecco Billy. Grandissimo sorpasso. Ma incrocio di traiettoria. Ma stavolta Billy ha il freno di traiettoria e con gomme un po' più fresche può rimanere davanti a Tonic. Poi l'ho detto. E soprattutto gomme morbide. Attenzione che Tonic sovrasterzo di potenza, non ha più gomme. Non ha più gomme, ha sfiorato il guardrail. Riesce miracolosamente a uscire indenne da questo testa coda, quasi. Eh sì, le gomme, tutte queste manovre, soprattutto stando dietro le vetture, non mi stanco di dirlo, si lavora di più con lo sterzo, quindi le gomme si surriscaldano e si consumano più in fretta e arrivano a subire questi crolli verticali. Si intraversa Simone Cabiddu sulla curva finale che mette sul traguardo. E lo... no, Volari non lo passa, però lo avvicina. E intanto Christian se ne sta andando di nuovo. A quanto pare la direzione di gara appunto ha valutato la manovra non eccessiva, appunto. MRK, esatto, MRK ha sbagliato. Ma io penso, sì, immagino che abbia qualche problema la macchina, perché la botta con Tonic è stata piuttosto forte. E infatti esce molto largo dalle curve. Ma anche le gomme molto stressate in questo frangente di gara possono riservare brutte sorprese. Beh sì, si scaldano un po' di più. E in tutto ciò si è verificato un po' quello che avevamo pronosticato, ovvero che grazie al suo passo e alla mancanza di errori da parte sua, Fabrizio Billy ha agguantato il podio e potrebbe anche arrivare a superare MRK che sta perdendo su Christian. Adesso deve guardarsi all'attacco di Billy. Billy che gira nel 33 basso circa e MRK che dopo quella botta sicuramente accusa... penso che abbia la macchina danneggiata assolutamente sì, anche per come sta guidando si vede che è in grossissima difficoltà, stringe tantissimo sulle curve, lavora più di sterzo, ha problemi di direzionalità all'anteriore, riesce ancora a girare su tempo
tempi decenti, però ha perso l'opportunità di duellare con Christian, almeno salvo errori da parte di quest'ultimo, non voglio occupare su nessuno. Adesso bisogna vedere un attimo se Fabrizio Billi riuscirà ad accorciare un attimino il divario su MRK e poi attaccarlo, diciamo, nei giri finali. Vediamo, vediamo. MRK gira 1.33.329, Fabrizio Billi invece gira su l'1.33.867, siamo lì. Tutti e due, bene o male, hanno lo stesso passo. E Tonic invece ha levato il piede. Tonic ha alzato il piede, sì. Sì, ormai penso che... abbia preso un bello spavento. No, penso che abbia capito che, insomma, continuare così non avrebbe portato sicuramente a un risultato, quindi sta cercando di amministrare e conservare la quarta piazza. Tanto Christian al cinquantesimo giro piazza la zampata vincente, 1.32.057, è suo il miglior giro della gara. Attenzione Billy, la piazzola dei box, perde ancora tempo, quindi arriva Simone che si riprende la quinta la quarta piazza, lo supera infatti. Tanto 7 giri al termine, ricordiamo. Eh sì, allora ha fatto male tutti, sì. Quella sosta anticipata. Stata sbagliata per Fabrizio Billy. Non ha portato risultati, anzi gli ha fatto perdere il podio. E abbiamo di nuovo Tonic sul podio. Sorride la Red Bull, un Tonic MRK secondo e terzo e secondo rispettivamente. Però adesso scusa Antonio, bisogna verificare una cosa. Adesso Fabrizio Billi avrà montato ovviamente le gomme soft, Simone comunque ha le gomme usurate, quindi credo che in questi 7 giri possa riuscire a riprenderlo. E potrebbe anche esserci il gioco di squadra, sì. Del resto sono 4 secondi, 3 secondi e mezzo. In questo momento sono 3 secondi e mezzo, sì. Da notare, intanto Christian continua a girare super veloce. Fa abbassa totalmente il tempo. 1.31.981. Tempo da Paul. Dicevo riguardo a Tonic 182, è curioso osservare mentre guida come pela con l'acceleratore e tenta di contrastare ogni sovrasterzo usando marce piuttosto alte anche in ingresso di curva. Non riesce più a scendere sui tempi, ha girato 1.34.2. Sì, per lui i danni sono esistenti, attenzione. Niente, su Papiddu accorcia su Corigliazzu, però forse non gli bastano 6 giri per recuperare tutto lo svantaggio. Lo vede davanti a sé. 2 secondi a 6 in questo momento. Anche Tommy ha accorciato su Papiddu, però anche per lui le prospettive sono abbastanza remote. Fatto salvo l'errore da parte di uno di quelli che sta davanti, che potrebbe aprire nuovi scenari per chi arriva da drop. Zuppa si è avvicinata a Pigliazzo perché ha girato 3 secondi più lento esattamente al quantesimo tornata, quindi ora infatti ha ripreso a girare veloce Pigliazzo. Sì, Corigliazzo ha 10 giri sulle spalle delle sue gomme, mentre su Papiddu e Tommy ne hanno un po' di meno, o meglio su Papiddu no, perché si è fermato al 34esimo giro, però ha messo sicuramente le dure. Poco più di 4 giri al termine. Eh sì, Cristian in testa. Le battute finali. È salito a 5 secondi e 4. Ormai sembrano quasi stabilizzate le posizioni. Billy ha recuperato cosa su Simone, ma non credo che rimane spattone 2 secondi e 8, 3 secondi di distacco.
Pensone super vicinissimo a Corigliazzo. Adesso sì, attenzione, Corigliazzo ha avuto un crollo verticale, forse un calo di concentrazione perché mi sembra irrealistico. Attenzione, su Papiddu controlla un sovrasterzo di potenza, molto nervoso, ansioso di poterlo superare subito, di non perdere tempo. Diciamo che Corigliazzo ha Corigliazzo con le gomme al disagio. Sembra strano che abbia gomme al limite con basso carico di benzina e solo 10 giri percorsi, non sembra un'ipotesi realistica, però nulla è scontato. E anche Tommy comunque si avvicina. Sì, ma mancano solo 4 giri e le lotte si fanno vive per la sesta, settima e ottava posizione, con Tommy 86 che grazie a queste a questi duelli intrinsechi riesce a recuperare qualcosina e potrebbe dire la sua in un rush finale che ci terrà ancora incollati allo schermo per un po' di tempo. Attenzione perché Corigliazzo ha davanti a sé un doppiato nuvolari, e questo potrebbe fare il tuo di Suppapiddu che nonostante abbia dure sembra averne di più rispetto a Corigliazzo come passo gara. Corigliazzo adesso trova il doppiato nel misto, si fa da parte nuvolari, molto corretto, correttamente infatti. Forse perde qualcosina Tommy in questo frangente perché adesso rimane nuvolari dietro nuvolari, sì. Sì, lascia passare Tommy in questo istante. Tanto su Papiddu non riesce a avvicinare Corigliazzo, però se lo facesse gli basterebbe la sola scia per superarlo, perché Corigliazzo era molto lento in rettilineo, faceva 306 stentati in scia. Quindi approcci differenti per un circuito che però nel visto Corigliazzo riesce a difendersi bene. Scusami Fabio, Fazio Billi è un secondo e sette, ha arrivato un secondo e sette in su Simone, e quindi diciamo che se riesce ad arrivare lì sopra non penso ad attaccarlo, diciamo che questo e il prossimo sono gli decisivi. Attenzione perché Papiddu avvicina tantissimo Corigliazzo in frenata. Adesso Corigliazzo, prima di trovarsi sulla scia di sé Suppa, si mette al centro. Già lo teme, non vuole dare scia. Sa che potrebbe disturbarlo nei giri finali. Sembra che Corigliazzo abbia qualche problema con la vettura perché, come dicevo, con soli 10, una dozzina di giri sulle spalle delle proprie coperture ha assolutamente decisamente realistico, anche in considerazione del fatto che il carburante adesso sta per arrivare all'esaurimento, vedendo che ci troviamo a 2 giri dalla fine. Fabrizio Billi è un secondo, Fabrizio Billi un secondo su Simone, un secondo. Eccolo qui Fabrizio Billi. Ma ne manca veramente poco. 4 secondi e mezzo il vantaggio di Christian su MRK a 2 giri dalla termine. Ah, errore di Papiddu e si fa bruciare la posizione da Tommy 86, finisce largo nel tentativo estremo di recuperare tempo. Lo passa anche Beppe. Fabio scusa, sempre Fabio Billi
riduce ancora. Attenzione, perché forse Tommy si potrebbe gasare, avere il colpo di coda decisivo con Corigliazzo che ha abbassato il suo tempo 1:32.8. Vediamo cosa ha fatto Tommy in quest'ultima tornata. 1:32.8. Ormai è attaccato a Simone. Eccolo. Sembra che Simone non oserà. È lì attaccato in scia. Ostacolarlo. Inizia l'ultimo giro. Ah, Simone mantiene la traiettoria, mantiene la posizione, la difende a denti stretti. Giro finale per Cristian intanto. E questi due non sembrano neanche compagni di squadra in questo momento. Fabrizio Billy non ci sta. Vuole passare davanti al suo compagno di squadra. Con le ultime curve. Intanto Cristian si appresta a vincere. Esce bene Fabrizio. Ultima curva per lui. Si appresta a vincere. Attenzione. Come sbutta all'interno Fabrizio e passa di gran carriera Simone, il suo compagno di squadra. E intanto nel frattempo Cristian ha vinto secondo MRK. Ultima curva anche per Tony. Attenzione Simone, largo alla curva 14. E Tony immediatamente terzo. Fabrizio Billy riesce a scavalcare il suo compagno che non l'ha fatta bene. Quinto posto. E quindi Simone. E quindi sì. Tommy non è riuscito ad avvicinare Corigliazzo che salva Corigliazzo. Arriva sesto. Ottimo sesto posto per lui. Piccoli progressi anche alla Ferrari di Tommy, conclude il settimo posto. Beh, ha fatto una prova, sì, un'ottima prestazione di Tommy. Ottimo, sì. Otto Beppe. Nel frattempo sono arrivati anche Cabibdu e Nuvolari. E adesso manca solo anche la sua gara. Zuppa Piddu. Che arriva... Arriva senza ala davanti. Attenzione, non prende subito la via dei box. Se lo può permettere perché taglia lo stesso la linea del traguardo e così riesce anche a rientrare ai box senza il rischio di esaurire la benzina. Quindi era proprio alle strette Suppa. Immaginiamo l'umore di questo pilota oggi. Cristian nei box. Come dare vince la sua gara. I festeggia un po' in pit lane. Come da regolamento i piloti, dicevo, vanno a parcheggiare le vetture ai box. Arrivano quelli del podio. Allora, l'ordine d'arrivo della quarta gara quest'anno Formula 1 Swiss. Vince il Gran Premio del Bahrain Cristian su Sauber con il tempo di 1:30 netto, direi 1:30:00 997 millesimi. Secondo MRK con la Red Bull a 6:02 di distacco. Terzo con una tattica un po' da suicida alla fine, perché ha rischiato anche il podio e l'ho meritato. Tony di 132 riesce a salire sul gradino più basso. Quarto posto per Fabrizio Billy che strappa la piazza al compagno di squadra nelle ultime fasi della gara. Quinto Simone con l'altro Toro Rosso. Sesto posto meritato per Corigliazzo.
ottimi progressi anche per Tommy, 86, che arriva settimo con la Ferrari, ottavo posto per Beppe 16 valvole, nono posto per un nervosissimo su Papiddu, secondo me aveva tanto il corpo e non è riuscito a dosare bene la sua gara, piccole imperfezioni in gara, testa coda, l'abbiamo visto arrivare al traguardo senza ale, comunque appunto anche oggi Mercedes, l'unica Mercedes, perché il suo compagno Michael abbiamo visto che si è risicato con la rottura del motore. Chiude appunti Simone Cabido con il Renault, undicesimo Nuvolari, ultimo degli arrivati. Poi abbiamo Razimur e Michael ritirati. Bene, che dire, gara entusiasmante, abbiamo visto tattiche diverse, pagare, non pagare, comunque alla fine belle lotte, molto corretti sempre, un po' al limite quel duello a tre fra Christian, MRK e Tonic, alla fine l'ha spuntata Christian, Tonic ha pagato un po' l'arrivo sui cerconi, ricordiamo che ha fatto la gara con un'unica sosta montando gomme dure, e alla fine ha prevalso la tattica di Christian. E intanto aspettiamo che i piloti si concedano il loro attimo di pausa prima di intervistarli. C'erano qui Mario e Giangi che dovevano... Sì. Io purtroppo vi devo lasciare, faccio i complimenti a tutti i piloti, è stato un bellissimo Gran Premio. Niente, alla prossima. Salve a tutti, ciao. Ciao Mario, grazie. Ciao Mario. Saluto anch'io, ragazzi, complimenti a tutti ancora e ci si vede alla prossima gara allora. Grazie alla regia, a tutti i commentatori e buonanotte. Grazie. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Allora io adesso... Dimmi. Ci spostiamo in audio zone per ecco, permettere ai piloti di raggiungerci sulle interviste. Andiamo in audio zone. Arrivano con lo stesso setup, avevano lo stesso setup, quindi non ha senso quello che è successo. Non me lo so. Scusa Michael, se può ricominciare l'intervista perché abbiamo perso la prima parte. Ah, vabbè, sì, ma avevo detto poco perché giustamente Axe mi ha detto se avevo sbagliato magari il setup, ma ho detto di no perché sia Suppa che Christian correvano con lo stesso. Quindi non lo so, ma la cosa strana è che il motore si è rotto. Cioè, ha cominciato a fumare dietro nero e in alto di solito viene la scritta gialla, no? Con lo stemmino giallo. Io stemmini gialli non ce n'avevo, avevo solo la fumata nera dietro. Inspiegabile, non so perché, perché oltre che Christian si fumano lo stesso setup, io ho sempre provato così. Non mi è mai successo niente. Chiaramente nella gara succede e non so che dirvi. Probabilmente fortuna. Un sabotaggio dal fratello, ti ha cambiato un bullone sul motore. Quello. può darci, non lo so, no, veramente questa poi voglio capire il perché sono curioso, perché non è sicuramente un problema dei radiatori, quindi devo capire perché non guarda, si deve ripetere tutto lì. Io ho pensato addirittura a una scalata troppo forzata, da magari da settima a prima con violenza, cioè no. Invece no, abbiamo visto un cedimento spontaneo come raramente succede. Ci dispiace perché era una gara che possibilmente ti poteva regalare un'altra soddisfazione, però così sono le corse.
Sì, no, sicuramente, magari non so se avrei vinto, non so, però sicuramente se ecco, sarei stato là davanti, insomma, a giocarmela, ecco, quello un po' rompe un po' quello, rompe parecchio, vedremo un po', dai, vediamo un po'. Prossima, Michael. Ciao Grazie, alla ragazzi. prossima. Grazie. E direi quasi logico dare la parola al vincitore della gara. Buonasera. Cristian, cos'hai messo lo zucchero nella benzina di tuo fratello? Sì, stasera ha dato proprio il massimo. No, niente, sono partito bene, ho fatto una gran qualifica che non mi aspettavo sinceramente. Ho fatto le prove, quando ero in prova non riuscivo neanche a farlo, a immaginarmelo il 37, invece sono riuscito forse un po' al limite a trovare questo secondo posto. E niente, la partenza è stata buona, potevo fare meglio, però è stata abbastanza buona. E le prime curve mi trovo Michael davanti, su e giù avevamo lo stesso passo, forse un pochino meglio lui. All'inizio vedevo un po' in difficoltà, però come passo mi sembrava un po' più veloce. Poi ho visto fumare il motore e lì mi ha dovuto far passare perché mi si è bruciato e mi spiace per quello, perché ci si poteva dar noia oltre che con MRK e Tonic anche con lui. E ho tirato come una bestia tutto il tempo, sempre, non ho mai, sono stato abbastanza preciso, molto costante con i tempi. Alla fine mi sono trovato Tonic davanti, che forse aveva meno gomma di me, ho visto che ha fatto una sosta sola, aveva. E niente, lì mi sono trovato MRK e Tonic davanti, ho visto che Tonic ha rallentato, io sono riuscito a passare per fortuna. Quando è passato MRK, poi ho avuto uno sconto con Tonic, ma sono riuscito però a controllare la macchina, visto se era attraversato davanti a me, e per fortuna sono riuscito però a stare dietro MRK. E poi niente, sono riuscito a passare MRK, e lui è arrivato, non so, ha battuto contro la mia macchina. È andata bene ragazzi, è andata bene perché non me l'aspettavo, in fondo ho detto addio. Invece sono arrivato primo per fortuna. Gli sforzi pagano, quindi complimenti, perché lo Sì, dicevamo in perché. apertura di telecronaca. Tuo fratello, in Swiss ci siete passati subito, grande spettacolo. Adesso penso che i risultati arriveranno piano piano. Sì, E infatti sicuramente. già cominciano ad arrivare. Io mi auguro di proseguire Sì, sulla dai, stessa è andata strada. bene questa, dai. E Andavano anche tuo fratello. fortissimo loro due. Andavano fortissimo. Io ero sempre al limite. Per fortuna sono riuscito a non fare errori. Solo una volta all'inizio mi sono a malapena girato, ma niente di grave. Cristian, raccontaci le fasi a te, quella lotta agli ultimi giri. Con Tonic MRK. MRK. Sì. Avevo già. Lì mi sono trovato nel mezzo praticamente. Mi ha passato e avevo davanti Tonic. Facendo un po' di casino con lui, MRK ne ha approfittato. E ho visto che MRK stava sorpassando Tonic e per fortuna sono riuscito a passarlo subito. Sono riuscito a stargli dietro, poi in fondo a rettilineo del traguardo. Ho sfruttato tutta la scia che potevo perché sapevo che ero molto più carico di lui, molto più carico, e ho tirato la staccata e lì ci siamo toccati, io ho avuto la meglio perché ero interno e lì finisce la gara, diciamo. Benissimo. Vabbè. Vai, vai, vai. No, allora, beh, insomma, ottima prestazione, di nuovo complimenti. Adesso passiamo subito al secondo classificato di quest'oggi, MRK37, che ci aveva fatto operare in un guizzo finale. È stata una bella lotta comunque da vedersi per noi e per il pubblico, penso. Però per te alla fine non è stato forse come speravi, insomma, raccontaci com'è andata. No, beh, diciamo che se posto qua tanto di guadagnato perché è una pista che non, su cui non mi sono mai espresso bene, non riesco mai a trovare un setup adatto, sono sempre in difficoltà. Niente, sono in partenza finalmente bene, nessun contatto, ho preso il ritmo e niente, poi con Christian ho cercato di approfittare di un eventuale errore, ma
ce n'è stato uno, poi abbiamo lottato un po', è stato bravo a difendersi. Insomma, era una gara di filo e ha vinto lui, complimenti a Christian. Grazie. E va benissimo secondo sto. Finalmente a podium Bahrain. Bravo, molto più comunque, in netta ripresa il mercato. E Christian, tu veramente non so di ero fermo. Sei fermo. Però poi di staccata frenavi, frenavi dopo. Ho visto che era un po' carico rispetto a voi due della Red Bull. Christian pensavamo che fosse più carico, infatti era aggressivo in curva. È una cilindra più carico. E allora bene, passiamo all'ultimo gradino del podio, al Tactic Man della situazione, che ci aveva fatto un po', aveva sconvolto un po' tutte le nostre strategie, i nostri pronostici. Ma io lo faccio per difficoltà voi. Lo so, ma infatti a un certo punto, però io devo dire che temevo quello che è successo alla fine, perché ti ho visto un po' sui cerchioni, o no? No. Cioè, sì, verso a fine stint, soprattutto al primo, mi sono sforzato di fare lo stop al giro che mi ero prefissato, quindi quasi a metà gara. Ma perché i tempi cominciavano a salire, seguivamo con trepidazione? Sì, i tempi cominciavano a salire, ma più che altro perché ho perso un casino di tempo all'inizio, i primi 10 giri ero nella bagarre, lì ho perso veramente tanto. Poi, niente, stavo iniziando a girare discretamente, mi ero avvicinato anche ai tempi di qualcuno che aveva le morbide, quindi lì diciamo che mi sono un po' sollevato. Poi ho fatto la sosta e niente, speravo di riuscire a stare davanti almeno agli altri. Poi per fortuna Michael ha fuso il motore, quindi mi ha fatto guadagnare qualche punto, però poi verso la fine un casino, non ci ho capito niente. Mi sono trovato tra Michael e Christian, sapevo che Christian ne aveva più di me, quindi sarebbe andato più avanti. A quel punto ho pensato di fare un po' da tappo per agevolare Marco. Poi non lo so, non ho capito niente, ci sono stati un paio di giri in cui veramente blackout, non ho capito nulla, eravamo in tre tutti attaccati. Mi ricordo solo un contatto al tornantino dove praticamente ero avanti a Christian e l'ho frenato io, se non c'ero io finivamo tutti e due a muro. E poi niente, a quel punto ho conservato la posizione. Mi ha meravigliato un po' Billy, perché dopo questo duello ho duellato un po' con lui e pensavo che ormai era andata, il quarto posto era mio, invece si è fermato ai box. Li guadagnavano perché io andavo lentissimo, però fortunatamente giri a 57 e non di più, se no sarei finito anche qui quarto. Probabilmente Billy avrà sbagliato qualcosa nella strategia, perché l'abbiamo visto entrare in box a pochi giri alla fine. Con uno scarto improvviso ha fatto anche una sosta che non ci sarebbe aspettato. Billy, ci hai messo paura, Billy. Insomma, è successo? Raccontaci. No, non lo sapevo neanche io. Non ho capito niente, non so che le gomme arrivavano in fondo. Io parlo del primo pit stop. Hai fatto il primo, il secondo forse, credo. Il secondo. Sembrava che stessi andando dritto, che non volessi fermarti, poi hai sfiorato il muro. Poi ho visto che avevo finito le gomme, ho detto ma forse è meglio fermarsi, perché in giro con le gomme scarse, diciamo, si perde troppo, perdevo più di un secondo, mezzo, due. Poi invece addirittura ho fatto il pit stop lungo, retromarcia, sono stato un po' fermo lì. Hai perso quasi tanti preziosi. Anche dopo ho rischiato un po' con Simone, che mi scuso ancora. Però ci invece stava. L'ultimo pit? Tattica sbagliata? Sì, no, in più le gomme. Me se finivano come l'avevo organizzata, me dovevo durare più. Non so perché, forse perché ho tirato un po' a bestia diversi giri. Sì. Speravo di riuscire a guadagnare su un tonic, ma andava, e quindi mi è toccato fermarmi, perché tanto non ci sarei riuscito con le gomme arrivare a fine gara. Qua
guarda, a me ha lasciato sorpresa quella tua entrata, la seconda anticipata, perché ho detto, ma caspita, ha un passo che potrebbe ancora dar fastidio a chi ha le morbide. Secondo me te, quello con le gomme hard, che avevi il passo migliore di tutti, insomma, fermarti così in anticipo, penso ti sia costato. Io ho fatto tutte queste gomme morbide. Morbide? Ah, complimenti. Io sempre morbido. Quindi avevi un buon setup. Io speravo di fare tre soste, invece sono stato costretto a fare niente. Parla quattro, sì. Con cose che capitano, lo dicevamo, stare in lotta troppo. No, vabbè, non avevo fatto tutta la gara, quindi avevo provato metà gara e era un po' un'incognita sapere se a fine gara mi duravano un po' di più, ma una guerra contro le gomme, dai. Ti sei riscattato alle spalle del tuo compagno di squadra. Mi dispiace, solo un contatto all'inizio con Suppa, mi sa, che mi ha buttato un po' fuori. Io le purtroppo non volevo contatto, volevo riuscire ad arrivare a fine gara e quindi mi sono buttato fuori strada, diciamo, per non rischiare vitello. Vabbè, dopo, insomma, dopo la fine è un seconda curva. Sì, no, ma speravo più, quello sì, perché mi sono allenato tanto, mi piace la pista, a differenza di Marco. Però vabbè. Va bene, grazie. Dai, Billy, alla prossima. Ciao. Siamo a Simone, tuo compagno di squadra, ha dovuto subirlo all'ultimo giro. Comunque complimenti a Otakara, la tua, Simone, devo dire, molto costante, molto pulito per tutta la gara. Raccontaci un po' la tua impressione. Sì, dai, allora, prima di tutto faccio i complimenti a Cristian per la vittoria. E per quanto riguarda, insomma, la mia gara, per come ero messo di setup, penso che sia un buon risultato finale. Il quinto posto ci sta, partivo anche ottavo dalla qualifica, quindi penso di aver fatto una gara con un buon ritmo. Ero sulle tre soste con le morbide, come consumo ero abbastanza tranquillo, anche rientrare qualche giro prima di arrivare, insomma, alla tra delle gomme. E dai, è andato bene, dai. Buona gara, sì. Prospettiva campionato costruttori, mi sembra un buon piazzamento. Sì, soprattutto nelle costruttori penso che abbiamo fatto parecchi punti oggi. Sì, devo dire di sì. Grazie, mille anche a te. Io sarei Corigliazzo. Ciao a tutti. Senti. Ciao, insomma, abbiamo visto che ti sei fermato per prima rispetto agli altri e temevamo fino alla fine che quella strategia non ti pagasse. Poi tra i ritiri e gli errori altrui, comunque un sesto posto l'hai cavato. Quindi raccontaci un po' come è andata, cosa è successo. Ma guarda, non c'è molto da raccontare, nel senso, è due settimane che litico col volante nuovo che ho preso e non ci sto capendo niente. Ti capisco, io ci comunque. Penso di aver perso per adesso dal mezzo secondo a un secondo a giro e devo abituarmi, cioè purtroppo più di oggi non potevo fare, infatti mi spiace, però meno male ho ritirato qualcuno ha fatto qualche cagata e sono riuscito ad arrivare sesto, sennò sarei arrivato anche dietro. Però vabbè, niente, cioè non te la dire, in tattica tutto è tutto condizionato dal che non riesco a essere costante e veloce con... per adesso, speriamo per adesso, perché con tutti i soldi che ho pagato, speriamo per adesso con questo volante, quindi niente, per il resto non c'è, penso, niente da dire. Comunque in ogni caso che non ha pagato. Ottimo sesto posto, comunque. Guardiamo che la Svizzera è una categoria molto difficile, si corre senza aiuti. La gara è impostata per il massimo dei suoi giri, come in realtà 57 giri. Senza aiuti non è facile sicuramente. Grazie ancora Corigliazzo. Io passerei al ferrarista, all'unico ferrarista in gara oggi.
buoni progressi suoi, finalmente punti. No, spero di avervi fatto divertire più sorpassi che ho fatto. Sì, una bella lotta con Beppe se CV. Ti abbiamo seguito tanto, oggi sembrava quasi... Oggi era proprio Ferrari le cronache. No, sembrava la sua eterna, fra te e Beppe, 16 valvole. Sì, fa veramente sudare sette camicie, Beppe, all'inizio. Poi quando ho visto che non si fermava più, ho detto questo qui è anche sulle dure, quindi sono messo malissimo. Invece no, aveva le morbide, ma le consumava poco. No, comunque dai, sono partito ultimo per scontare le penalità della gara prima e poi è partita la mia gara in rimonta. E tre soste con le morbide, come molti mi sa. E alla fine dai, un po' sono arrivati, un po' non sono andato a sbattere. E Suppo mi ha regalato una posizione alla fine, quindi alla fine ho preso un settimo posto e... Però mi sono divertito, dai, è stato bello come gara. Lunga, intensa e difficile, però bello. Ottimo, ottimo così. Dai, è stata okay. Una buona gara comunque. Grazie per la diamo direzione. Su Suppa. Cosa hai combinato? Dai. Avete visto? Nel grande partenza che abbiamo visto subito aggressivo, arrivare anche lì a un passo da Cristian. E poi? E poi ho fatto le pidate. Pidate. Poco da dire. È andata così. Mamma. In questo momento stiamo rivedendo alcune fasi in lotta con MRK. Sì, perché ci sembravi competitivo, almeno prima di quell'incidente lì al tornante finale, che poi è stato proprio un incidente inevitabile, anche se ci hai messo anima e corpo per impedire di prendere il muro frontalmente, ma la sfortuna non ha voluto così e quando non gira, non gira. Quindi prima quello e poi questa coda per riagguantare Cori, mi sembra che... finito volevi girare senza ali oggi, eh? È andata male oggi, no, va bene, a questo punto direi che può bastare per oggi, abbiamo visto una bella gara, speriamo di avervi fatto divertire. Ricordo a tutti, per chi volesse continuare a seguirci, che domani sera siamo alla gara categoria Nebel, sempre sullo stesso circuito. Cosa possiamo aggiungere? Noi ci divertiamo con poco, speriamo vi divertiate anche voi. Grazie a tutti per la buona serata. Grazie a tutti i piloti per lo spettacolo. Ci hanno fatto grazie vedere. A voi. No, niente, volevo dire, siete sempre la nostra ispirazione, speriamo poi domani sera di darvi spettacolo noi a nostra volta, perché per chi non lo sapesse, qui in cabina di commento ci si alterna in base alle categorie, vengono i ragazzi della Swiss a contare quando corriamo noi, stasera che correvano loro abbiamo commentato noi di entry level e advanced, quindi... diciamo sembra a vicenda, si vedono cose costruttive, per esempio i duelli in advanced sono molto molto corretti, io ho avuto modo di rimarcarlo più di una volta in questa gara che è stata ricca di sorpassi, comunque tutti eseguiti con manovre pulite, senza dire che si corre senza aiuti, quindi a maggior ragione senza causarsi fastidio, tranne quella piccola truccata tra MK e Tonic che sembrava avesse danneggiato Tonic, invece poi comunque ce l'hanno fatta ad agguantare il podio. Questo è un buon esempio, un bello spettacolo per chi segue, quindi complimenti a voi. Bene, si conclude qui la serata sportiva di Virtua Racing Group, appuntamento per domani sera, stessa ora, stesso canale, stessa formula, stesso circuito, categoria entry level. In entry level si corre al 50% della gara,
quindi i giri sono esattamente la metà, con qualche aiuto in più. L'entry level si corre con l'ABS e il traction control, poi per il resto è lo stesso divertimento. Ciao a tutti e grazie, buonanotte a tutti. Grazie per averci seguito, grazie anche ai piloti e ai nostri telespettatori, alla prossima. Buonanotte. 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 Buonanotte.